La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Ma che invece sia stato proprio Paolo VI a far entrare il fumo di Satana nel Tempio di Dio, lo testimonia indirettamente il cardinal Walter Kasper, un progressista ecumenico, allievo dei vescovi progressisti al Vaticano II. Nella sua lettera pubblicata dall'Osservatore Romano il 12 aprile 2013, dal titolo «Interpretazione e ricezione del Vaticano II, un concilio ancora in cammino», egli ha scritto: «Dopo il concilio, neanche la ricezione ufficiale è rimasta ferma, nel senso di ferma ai testi dei documenti. In parte è passata dal concilio nelle riforme liturgiche, in cui il concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo». Dunque, il documento ufficiale del Concilio sulla messa non prescriveva la sostituzione del latino e non prescriveva nemmeno l'altare posto tra il celebrante e i fedeli. No. Per cui le alternative sono due. O fumo di Satana nel Tempio di Dio è il trasgredire un documento conciliare, oppure lo è, come dice Paolo VI, il non applicare la trasgressione di un documento conciliare. Ora indaghiamo come è potuta avvenire la trasgressione di un documento conciliare, ma soprattutto indaghiamo le contraddizioni a livello religioso che ha comportato per l'uomo comune. Il tempo trascorso dal documento alla nuova messa. Il documento del Concilio sulla liturgia, la Costituzione Sacrosanctum Concilium, approvata con 2147 voti a favore e 4 contrari, è stata emanata il 4 dicembre 1963, quando Paolo VI era già papa da 5 mesi. Fu il primo dei documenti del Concilio, insieme a un decreto sui mass media. Già 3 mesi dopo l'approvazione, nel febbraio del 1964, fu costituita una commissione per attuare la Sacrosanctum Concilium. Ma trascorse tutto il 1964 e la messa rimase la solita. Il concilio terminò l'8 dicembre 1965. E la messa era rimasta ancora quella. Trascorse tutto il 1966 e la messa sempre la solita era. Poi il 1967. Poi tutto il 1968 e la messa ancora non era cambiata. La novità, almeno a livello pubblico, comincia a intravedersi il 3 aprile 1969,
quando Paolo VI pubblicava la Costituzione Apostolica Missale Romanum, che indicava i principali cambiamenti introdotti e promulgava l'Istitutio Generalis e il nuovo Ordo Missae. Questi due documenti dovevano entrare in vigore la prima domenica di Avvento, il 30 novembre 1969. Solo a partire da questa data la messa è cambiata. Pertanto, facendo i conti, dal giorno della promulgazione della Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963, l'attuazione effettiva è avvenuta il 30 novembre 1969, cioè 6 anni dopo. Tutto questo tempo trascorso per presentare la nuova messa dimostra che è avvenuto qualcosa di molto più di una semplice applicazione pratica del documento. Non è stato semplicemente eseguito quanto era scritto, come ha appunto rivelato indirettamente Walter Kasper. Il concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale, liturgica, e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Dunque si può ipotizzare che all'inizio hanno applicato il documento, ma il risultato è stato giudicato insoddisfacente per gli obiettivi ecumenici filoprotestanti di Paolo VI e di altri. Quindi hanno cominciato a togliere, modificare, aggiungere qualcosa che non c'era scritto nel documento conciliare. Poi ancora qualcos'altro e qualcos'altro ancora. Infine hanno deciso di non tenere conto della Sacrosanctum Concilium e sono ripartiti da un foglio di carta bianca. Ossia hanno rifatto e riscritto il concilio per quanto riguarda la liturgia. Con quali conseguenze? La conseguenza maggiore è stata che questo modo di fare di Paolo VI, questo riscrivere tutto quasi da zero, è andato oltre la riforma della messa, perché così facendo Paolo VI ha dato l'esempio che, con la giustificazione dell'attuazione, il concilio poteva anche essere riscritto come se fosse mai avvenuto. Ossia, i documenti del concilio potevano essere considerati come una semplice indicazione di intenti ideali, che potevano anche essere sviluppati, integrati, perfino riscritti. Insomma, questo di Paolo VI è stato l'esempio effettivo di cosa significasse applicare nella realtà il cosiddetto spirito del concilio. Chissà quanti vescovi e preti creativi hanno fatto qualcosa di simile per quanto riguarda non solo la messa, ma anche i rapporti con gli operai, con le ideologie politiche, con le altre religioni, col mondo moderno, eccetera, eccetera, eccetera. Come risultato di ciò, nel 1972, a un anno e mezzo dopo l'introduzione della nuova messa, Paolo VI cade dalle nuvole.
C'è il dubbio, l'incertezza, la problematica, l'inquietudine, l'insoddisfazione, il confronto. Anche nella Chiesa regna questo stato di incertezza. Si credeva che dopo il concilio sarebbe venuta una giornata di sole per la storia della Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di tempesta, di buio, di ricerca, di incertezza. Sicuro Paolo VI di essere del tutto innocente? Non che io avrei fatto meglio, eh? Le intenzioni e le mezze verità di Paolo VI. Andiamo ad indagare le aspettative di Paolo VI verso la sua nuova messa, nella presentazione al popolo di essa. Effusione degli animi nell'assemblea comunitaria, ricchezza del nuovo rito della Santa Messa. Paolo VI, udienza generale. Mercoledì 26 novembre 1969, 4 giorni prima dell'inizio ufficiale della nuova celebrazione. Allora, diletti figli e figlie, ancora noi Papa, vogliamo invitare i vostri animi a rivolgersi verso la novità liturgica del nuovo rito della Messa, il quale sarà instaurato nelle nostre celebrazioni del Santo Sacrificio, a cominciare da domenica prossima, prima domenica dell'Avvento, 30 novembre. E ora passa a una piccola introduzione. Nuovo rito della messa. È un cambiamento che riguarda una venerabile tradizione secolare e perciò tocca il nostro patrimonio religioso ereditario che sembrava dover godere d'un'intangibile fissità. Sembrava dovesse essere fisso per sempre e dover portare sulle nostre labbra la preghiera dei nostri antenati, dei nostri santi e dare a noi il conforto di una fedeltà al nostro passato spirituale che noi rendevamo attuale di giorno in giorno per trasmetterlo poi alle generazioni venture. Comprendiamo meglio in questa contingenza il valore della tradizione storica e della comunione dei santi. È un discorso per giustificare lo stravolgimento di una messa durata 15 secoli. Dunque, tocca a questo cambiamento, che cosa? Lo svolgimento cerimoniale della messa. E noi avvertiremo, forse con qualche molestia, che le cose dell'altare non si svolgono più con quella identità di parole e di gesti alla quale eravamo tanto abituati, quasi a non farvi più attenzione. Questo cambiamento tocca anche i fedeli e vorrebbe interessare ciascuno dei presenti, distogliendoli così dalle loro consuete devozioni personali o dal loro assopimento abituale. Distogliendoli così dalle loro consuete devozioni personali o dal loro assopimento abituale. Questo discorso di Paolo VI è anche una interessante testimonianza storica di quanto avveniva, secondo lui, durante le messe. Ed è la testimonianza di qualcosa giudicato come un problema che avrebbe giustificato la riforma della messa nel modo da lui deciso. Cosa accadeva nella messa precedente? Tutti erano rivolti verso la terna altare, tabernacolo, croce.